da me nasce in realtà le superiori, avvicinandomi a tutt'altri generi rispetto a quelli che ascolto oggi. Ok. Tra amici ci si scambiava un po' i pezzi che andavano nel momento, e dopo col Covid ho avuto l'evoluzione che poi mi ha portato ad ascoltare quella che è più musica elettronica, partendo magari da techno, okay, per passare a house, in pause. Però è stato una condivisione tra amici e poi uno sviluppo personale. Ok. Io diciamo che sono sempre stato accompagnato dalla musica in generale, che fosse musica trap, hip hop, piuttosto che lo sport, sempre che ho praticato, sempre stato accompagnato da un fattore musicale importante, per poi appunto avvicinarmi al mondo del DJing, di quello che può essere la musica a 360 gradi house, fino ad arrivare a un qualcosa più di nicchia, ma in realtà anche adesso ascoltando qualsiasi cosa. Quindi comunque siete influenzati molto durante il passare col tempo, passare la passione, avete diciamo sperimentato un po' più di gusti diversi. Come nasce l'idea di collaborare? Appunto, so che siete fratelli. Sì, siamo fratelli. Come è nata l'idea e come è nato il progetto? Ma l'idea è nata in maniera, lo spiego io, in maniera molto semplice, nel senso che io suonavo, suono da 8 anni circa, e dopo un po' appeso alla console al chiodo pre-Covid non mi andava più, non ero troppo motivato, comunque facevo una commerciale, quindi era più un discorso diciamo di così, voler giocare. E lui durante il Covid riprende fuori la mia console e comincia a suonare. Quindi un passaggio testimone. Esatto, suona nei locali. Arriva una sera in cui lui aveva una serata abbastanza importante al Matis a Bologna. E mi dice: Ale, vieni a suonare con me perché ho paura. Bellissimo. Quindi lui aveva paura di suonare da solo. È stato veramente 6 mesi prima. Certo. Mi quello che erano dei locali un po' più grossi. Esatto, a fare quasi tutta la serata. Anche lui mi chiama. Io stavo a Firenze perché mi sono trasferito qua per l'università. E sono tornato per suonare con lui e abbiamo improvvisato una playlist e abbiamo cominciato a fare quello che più o meno facciamo adesso, partendo chiaramente qualcosa di leggermente meno di nicchia rispetto a quello che è il genere. E com'è stato diciamo unire i vostri gusti o siete partiti entrambi da una base diciamo simile? È stato abbastanza semplice, perché in realtà all'inizio lui rubava i miei pezzi e dopo adesso insomma la ricerca così la facciamo insieme, però siamo partiti da una base più o meno comune, che non è quella di ora, però l'evoluzione dopo è stato bello perché quindi è stata fatta insieme. Esatto, bellissimo. E avete quindi poi un progetto attuale che seguite, un progetto futuro avete in mente? Ad oggi abbiamo Subterranea, è un progetto che condividiamo con un terzo ragazzo sempre bolognese, e la nostra sede è il Dumbo, principalmente a Bologna, e quindi abbiamo questo progetto da un po' di tempo, ormai in realtà è un anno e mezzo che va avanti questo progetto, però con questo ragazzo collaboriamo da tanto tempo, abbiamo sempre fatto cose assieme. Che diciamo idea volete portare, qual è diciamo un po' il vostro obiettivo, ecco? Con Subterraneo diciamo che è nato in primis con questo nostro amico per crearci uno spazio, dal momento in cui c'è difficoltà magari a proporre le nostre cose fuori da quello che magari possono essere i nostri amici, le nostre balotte. Quindi è nato un po' dall'idea di crearci uno spazio in cui avere la possibilità di farci conoscere, di creare un nostro pubblico, ma soprattutto di condividere quello che costantemente andiamo a ricercare e andiamo a fare. Certo, Come siete a livello di coppia? Cioè c'è qualcuno che è un pochino più esplicito nel suonare, qualcuno che si tiene più ritenuto? Sicuramente ci sono, un bipolarismo all'interno della coppia è molto importante, quindi la persona più riservata che cerca sempre il disco particolare di nicchia che è lui, e poi c'è la persona più espansiva, ma questo anche chiaramente nella vita reale, che va a suonare anche il disco più conosciuto, no? Quindi secondo me all'esterno non si percepisce tutti i litigi che ci sono internamente, però in realtà proprio da questi litigi dissidi chiaramente pacifici ne esce secondo me il meglio, un po' il punto di forza del gruppo, che è un
proprio la condivisione, okay, cioè quello che ci deve essere. Sicuramente, ecco, il fatto che anche siete fratelli, quanto vi ha influito nell'accrescere insieme e anche a livello personale, no? Io dico che sicuramente ci completiamo a vicenda, nel senso che la parte quella appunto un po' più che può essere razionale, okay, più che è lui, mi ha influenzato, e viceversa. Nella vita privata aiuta un po' tutti e due, no? Cioè nel senso di avere un po' più di equilibrio. Secondo me sia una maggior confidenza, ok, sì, certo, e questo porta anche a litigi, certo, perché siete sicuramente al 100% trasparenti, essendo fratelli, esatto, non avete paura di dire la vostra. Non penso che sarei mai riuscito a fare una collaborazione, okay, a livello di dischi con qualcuno che non è lui, ok, perfetto. Allo stesso modo, secondo me è vero il litigio, però è una cosa che a me piace molto condividere con, certo, lui, e che ci ha unito molto negli ultimi anni, avere una passione comune da portare avanti, certo, di cui discutere. Una comunicazione forte sicuramente, amore, in questa casa aiuta. Esatto, esatto. C'è un'altra passione che seguite o che avreste voluto seguire oltre alla musica? Sì, io sono appassionato di montagna, di arrampicata, okay, bellissimo, e di corsi in montagna, che ho iniziato da un annetto, e in realtà coltivo insieme tra studi che riguardano anche quello lì, quell'ambiente lì, e sport, quindi sì, senza dubbio, okay, montagna. Bellissimo. Io sono designer di interni, bello, la formazione, però diciamo che la passione più forte è quella nel mondo dei vini, sono, okay, un po' anche di vini, ho un po' di attività. Fighissimo. E hai mai pensato, o avete mai pensato, di fare qualcosa, ecco, tra la vostra passione della musica e l'altra passione, che comunque il design, immagino, e comunque a livello estetico anche lì, sì, può essere un'unione, c'è un aiuto nelle grafiche, nella comunicazione importante nell'evento che gestiamo noi, quindi tutto interno chiaramente, quindi vi occupate voi anche delle grafiche? Sì, facciamo, ecco, tutto, okay, noi in casa, si può dire al 100%, certo, in questo caso, come noi, quindi guarda, abbiamo benissimo. E poi non abbiamo mai pensato a un connubio, mm-hmm, perché comunque riteniamo che il contesto debba ancora essere un contesto abbastanza underground, certo, e onestamente due mondi ad oggi, il vino e che è la passione, la montagna dopo ne discuterà lui, non lo riteniamo, chiaro, non posso, chiaramente, ancora una cosa condivisibile all'interno, okay, del pubblico di Sotterranea. Quindi vi ringrazio per essere passati da One Hour, e quando ne sei benvenuti, grazie mille.